Grazie. Antonio Costantino. Non mi verrebbe voglia, intanto mi volevo fargli fare l'ironia perché la domanda è una domanda importante, anche difficile da rispondere perché ciascuno di noi chissà vorrebbe dire chi sei. Io sono fondamentalmente uno innamorato della vita. Bene. Che lavoro fa attualmente? Di cosa si occupa? Anche qua è difficile perché molti che non mi conoscono magari iniziano a pensare ma questo, io faccio tante cose, nel senso da sempre, da quando avevo 19 anni non ho mai fatto una cosa sola. Quello che faccio adesso io posso dire perché raccontare la mia storia sarebbe lunga e ci vorrebbero delle ore perché sono un'età avanzata, già capelli bianchi, quindi infatti qualcuno leggendo il mio trascorso, delle cose che ho fatto, mi ha detto, ah, scusa, ma lei quanti anni ha? Ma 80 anni, 90 anni? Ho detto, no, sta sbagliando, molti o meno, però ho fatto tanto perché mi piace sempre fare più cose. In questo momento opero a Praga, sto 8 mesi all'anno praticamente a Praga, dove faccio il tour operator e il bronco. Oltre a questo, a Praga mi sono occupato, stato per 3 anni consigliere della Camera di Commercio della Ceca, ho diretto la rivista, una bellissima rivista della Camera di Commercio. In più, parallela all'attività di tour operator e di broker, perché noi vendiamo, cioè il nostro prodotto, che prevalentemente è la Sardegna, dove noi siamo leader, la Repubblica Ceca, lo vendono anche i più grossi tour operator cechi, quindi un po' faccio broker. Abbiamo anche un'attività commerciale che è da supporto a quello che noi facciamo per i turisti, che serve per fidelizzare la nostra clientela. Abbiamo uno showroom con dei prodotti sardi di artigianato di grandissimo livello, cioè migliori che ci sono in Sardegna, e dei prodotti anche agroalimentari, vino, formaggio, queste cose che ci aiutano a fidelizzare i nostri clienti, che sono migliaia e migliaia che vengono in Sardegna. Dunque fa anche un lavoro di trade union dalla Sardegna verso la Repubblica Ceca. Ma sì, io i rapporti, diciamo, con le strutture ricettive in Sardegna li tengo io, oltre a mia moglie, prevalentemente io per i miei trascorsi nel turismo. Nel turismo praticamente in Sardegna mi sono occupato, ho svolto quasi tutti i ruoli da tecnico, prevalentemente, quindi conosco bene l'ambiente e conosco, credo, il mondo del turismo abbastanza. Dunque adesso vive stabilmente a Praga, ma è davvero il suo posto dove vive attualmente? Se me l'avessero chiesto un po' di anni fa avrei detto sicuramente di no, perché la Sardegna è il mio posto, è la mia isola che amo, e la mia città è Alghero che amo altrettanto. Questo ancora di più perché io da piccolo, da quando avevo 10 anni, purtroppo ho perso mio padre, e quindi sono andato a studiare, come si dice, nel continente, quindi mi mettevano sugli aerei da solo, qualcuno mi prendeva a Roma e poi andavo a studiare in collegio, quindi ho dovuto anche subire molte umiliazioni anche lì, perché ero sardo, perché pensavano che in Sardegna ci fossero solo gli asini e i cinghiali, tante cose che hanno rafforzato ancora di più in me questa convinzione invece che la Sardegna è una terra, diciamo, unica. E anche Alghero, con tutte quelle eccezioni che possiamo fare, è altrettanto una città unica. Però Praga per me è una mia seconda città e vivo benissimo, perché sono stato accolto bene, vivo bene a Praga, è una città di 1,5 milioni di abitanti, però una città sicura, una città pulita, una città efficiente, una città culturale che importante, teatro, c'è tutto, musica, cioè quello che si vuole lo si ha, insomma, non c'è nessun problema. In più là ho una famiglia, perché io, anche se oggi sono divorziato, ho una moglie con la quale lavoro, siamo soci, e ho una bambina che adesso ha 8 anni, che per me è un'altra gioia di vivere. Che cos'è che fa casa? Fa casa un rapporto caldo con un amico, con una persona, con un'amica. Questo fa, cioè, non è uno stato fisico, è uno stato, cioè, di rapporto con una persona che ti fa creare un ambiente che è tuo, che ti è familiare. Quello diventa quella della tua famiglia. Può essere anche lei, che dopo questa intervista ci tratteniamo un po' e ci intendiamo su molte cose,
creiamo un senso di famiglia. Chi ama? Amo la vita, amo, diciamo, quasi tutto. Amo, posso dire quello che non amo, che faccio prima, perché per il resto amo prevalentemente tutto. Quando uno ama vivere, ama tutte le cose, che quelle immobili e quelle mobili. È più facile dire quello che si ama. Non amo la stupidità. Pensa di essere una bella persona? Onestamente penso di sì. Che persona è il suo miglior amico? Il miglior amico è quello che non necessariamente vedo tutti i giorni o sento tutti i giorni. Il mio amico è quello che capisce i momenti magari in cui io sto vivendo difficili e che sa starmi vicino in maniera giusta. Quello è il migliore amico. Amici poi ce ne sono tanti che magari si vedono anche tutti i giorni e poi nei momenti particolari, nei momenti che contano, magari non hanno la sensibilità di capire che cos'è essere amici. Qual era il suo sogno da bambino? Sogno, magari diciamo quello più che voleva realizzare di più. Da bambino fino a 10 anni non mi ricordo, perché ero già un bambino abbastanza movimentato, ma non mi ricordo cosa volessi fare. Forse mi ricordo perché conoscevo in quel periodo, che a 10 anni le mie sorelle avevano un amico, che credo posso fare il nome, che si chiama Enzo Carta, che è un magistrato. E quindi da piccola, all'epoca, prima di 10 anni, pensavo forse che avrei gradito fare il giudice. Poi dopo i 10 anni, andando avanti, diciamo, le mie tendenze ante altre, quelle del giornalismo per esempio, è stata una mia grande passione, ma soprattutto mi ha animato sempre una cosa in tutto quello che ho fatto, perché mi sono occupato e ho sviluppato sempre quello che potevo, nelle cose che mi piacevano e che sapevo di poter fare. Non mi sono mai impegnato in cose dove intuivo che le mie capacità non sarebbero servite per migliorare, ma soprattutto ho sempre fatto le cose pensando a una persona, mio padre. Cosa ama fare di più di ogni altra cosa? Vorrei rispondere, ma non vorrei scandalizzare il pubblico che sta ascoltando. No, in questo momento cosa amo fare di più? Stare con la mia bambina. Quanto spesso ride? Io? Spesso. Mi piace, sono una persona, credo, ottimista per natura, e quindi mi viene facile sorridere. Che cos'è che la fa sorridere? La simpatia, l'allegria che ho di fronte. Se una faccia simpatica mi fa sorridere. La sua è una faccia estremamente simpatica che mi sorride. Grazie. Chi è il suo peggior nemico, se esiste? Io non lo so se ho un peggiore nemico. Io nemici non sento di avere. Io sono una persona che forse può sembrare strana a molti, ma non odio nessuno, non ho rancore nei confronti di nessuno. Il profilo, non, diciamo così, il profilo non, del suo. Non ho di queste cose. Quello, il mio peggior nemico è lo stupido, quello che non capisce, quello che non riesce un attimino a entrare nel merito delle cose con competenza e con conoscenza. Purtroppo in questo caso ce ne sono tanti che sono solo presuntuosi, e trovare l'ignoranza e la presunzione è la cosa peggiore che c'è. Quindi quando trovo persone ignoranti e presuntuose sono le persone peggiori. Pensa di essere forte? Dipende, in certe circostanze sì, in altre mi sento anche molto fragile. Dipende. Nelle situazioni, forse in situazioni difficili, riesco a essere più forte. Quando si tratta magari di cose che riguardano il lavoro, che riguardano l'attività, magari ho maggiore sensibilità quando riguardano la mia vita privata. Sicuramente ha fatto tante cose importanti, ma la cosa più importante che ha fatto finora, quale secondo lei? Quella proprio che sta in cima? Sono sincero, non ne ho una che sta in cima, è la verità. Io ne ho, credo di aver fatto tante cose importanti, molte ne sanno, non sono uno che conserva, che ha a casa i pacchi, anche perché le mogli buttavano sempre tutto.
quindi non ho ritagli di giornali, non ho niente praticamente che riguarda me, perché è sempre sparito, questo è un fatto negativo direi. E quindi non ho una cosa, dico, ah c'è quella che, no, io credo di aver fatto, ho fatto tanto per Alghero, ho fatto, credo di aver fatto tanto in tanti ambiti. Se devo dire la mia ultima soddisfazione più grande qual è? È quella per esempio di essere andato in una città come Praga, dopo 2 anni essere stato eletto consigliere della Camera di Commercio di Italo Ceca, dove io ero il più piccolino, perché consigliere della Camera di Italo Ceca era il vecchio, erano le banche importanti, i grossi imprenditori, io piccolino, e lì sono stato eletto con più voti di quelli che prendevo, che ho preso da Alghero quando mi sono candidato, dopo aver dato l'anima per questa città. Quindi, e lì poi sono stato consacrato, devo dire, con il riconoscimento che ho avuto dal capo dello Stato, che mi hanno dato il riconoscimento di cavaliere. Ma a Praga, io quello avrei voluto averlo ad Alghero, non a Praga. Crede alla famosa frase, alla famosa, famoso detto, nessuno è profeta in patria? Ma non è detto, dipende anche questo, io non dipende sono, dalla patria. Anche questo è difficile, perché se dovessi guardare la mia vita direi sì, ma non sono convinto di questo. Purtroppo è i momenti in cui si vive, l'ambiente in cui si vive, e se in quei momenti ci sono delle persone, per esempio io a Cagliari ho avuto grande soddisfazione, Alghero no, e questo mi fa star male, perché sento che è la mia città, questo mi fa stare molto male. Parliamo un po' di turismo. Quando lei è stato assessore qua nel comune di Alghero, ha dato vita all'osservatorio sul turismo. Ci racconti un po' com'è nato, che risultati ha portato lei la città e poi come mai questo osservatorio è sparito. Guardi, l'osservatorio del turismo, innanzitutto devo premettere, l'osservatorio del turismo ad Alghero è nato quando il mio gruppo partecipò alle elezioni, vincemmo le elezioni, entrammo in questa maggioranza e chiedemmo l'assessorato al turismo. Il gruppo era? Sardistas. È un gruppo autonomista, non era legato, insomma, a destra o a sinistra, aveva un suo progetto politico ben preciso, e noi presentammo allora, proprio anche con l'amico Mauro Pili, il 2 febbraio del 2002 a San Francesco. Comunque parliamo di 14 anni fa. Era presente anche Mauro Pili, c'era anche lui. Quindi creiamo la salata del turismo, secondo me abbiamo iniziato a mettere in piedi tutta una serie di cose, tra l'altro questa è una cosa di grande qualità, fu l'osservatorio del turismo che nasceva perché c'erano dei contributi regionali che ci consentivano di farlo, lo creiamo una sede che era in via Columbano sotto in basso ristrutturata, facciamo una selezione delle persone eccetera, e creiamo l'osservatorio con un campione altissimo in collaborazione con l'Università di Alghero, con la facoltà di agricoltura, e quindi con il professore, adesso mi sfugge il nome, mi perdonerà, ma lui è famosissimo. Dobrano? No. Vabbè, adesso non mi viene in mente il nome, ci faccio. Con loro mettiamo in piedi il progetto con un campione altissimo, fra i più alti d'Italia, e abbiamo redatto per 2 anni in seguito dei report fatti appunto. In qualche modo poi consultivo è stato fatto all'università, che diede delle indicazioni molto precise. Perché fu cancellato? Perché bisognava spendere 30.000 euro all'anno per tenerli in piedi. Tenga presente che l'osservatorio di Alghero era l'unico in quel momento in Sardegna e uno dei pochi in Italia. E sono venuti qua per sapere dell'osservatorio di Alghero anche studenti universitari da Palermo per fare tesi di laurea. È stato recepito in qualche modo questi, sono stati recepiti questi report dagli imprenditori di Alghero a suo tempo? Secondo me. Qual è la cosa più stupida che ha fatto nella vita, se esiste? È stato troppo difficile, devo pensare. Si fanno anche cose stupide, sarebbe assurdo che io ho fatto tante fesserie nella mia vita, sono talmente tante che non ne posso dire una.
credo che cose stupide le abbia fatte anch'io quando ero giovane, ma non sono meno giovane, forse anche oggi qualche volta le faccio qualcuna, perché questo fa parte del vivere tutti i giorni. Guardate che non siano cose stupide che danneggiano. Qual è la più grande difficoltà che ha affrontato nella sua vita? La più grande difficoltà, non è che ancora che mi viene in mente, è la morte di mio padre, altro. Per me quella è stata la più grande difficoltà, che non è superabile, che è una cosa che mi accompagna tutti i giorni. Ama se stesso? Non sempre. A volte. No, diciamo che, come dire, io ironizzo spesso me stesso, quindi alle volte appaio quello che non sono, ma invece sono molto critico dentro di me, cerco sempre di essere molto critico. Quindi diciamo che mi amo per la voglia, per la volontà, per le cose in cui mi impegno sempre tanto e nelle cose che faccio ci metto sempre l'anima. In questo ci metto tutto me stesso, perché devo riuscire, ma non perché per un appagamento solo personale, perché credo che quando c'è la possibilità di fare una cosa si debba fare, e si debba impegnare al massimo per farla, non tanto per farla. C'è tanti che fanno. Che cos'è che la fa piangere di gioia? Non so. Piango di gioia, non mi ricordo di aver pianto di gioia, forse allora non ho mai gioia. No, non c'è la ragione. No. Guardi, non voglio fare torto, io sono una famiglia stupenda, nel senso che mi fa piangere di gioia la mia famiglia, ho quattro sorelle e un fratello, che vedo purtroppo molto poco. E quando li vedo per me non piango, ma alle volte sì, mi scendono. Qualche lacrima la nascondo per la gioia di vedere la mia famiglia e di stare con la mia famiglia. Quando è stata l'ultima volta che ha pianto? Anche ieri. Io piango spesso, da solo però. C'è qualcosa che teme di più della vita? No, non ho paura. Non ho neanche più paura. Una volta, quando ero più giovane, mi ricordo quando ero in collegio, scrivevo anche le poesie sulla morte, no? Morte è una parola oscura nel cui timor si vive, me la ricordo ancora. Una poesia lunghissima che volevo scrivere, mi piace ogni tanto scrivere poesie. Non ho neanche più paura della morte, non ho paura. Ho paura se faccio qualcosa che possa far del male a qualcuno, che possa far del male a mia famiglia, a miei figli. Di altro, onestamente, non ho mai più paura. Qual è la sua parola preferita, quella che ama di più? Amore. Qual è la cosa migliore che potrebbe capitarle ora, adesso, in questo periodo? La cosa migliore che potrebbe capitarle? Incontrare una persona piacevole, un uomo, una donna, un amico, una persona con cui capissi, parlare, avere una nuova amicizia, quella vera. Come si vede tra 5 anni? Sempre così. Mi vedo così e ogni tanto penso e dico, ma io sto sbagliando, perché mi sembra di vivere sempre con l'età di 10, 15 anni fa, 20 anni fa. Non ho il problema degli anni che passano. Non ho neanche il problema di come mi sento, perché come dire, fisicamente, fortunatamente, sto bene. Mi piace fare ancora, quando posso, dello sport, quindi vado magari qualche volta in palestra. L'estate scorsa l'ho passato qui a Rieve, d'estate in palestra. No, io mi piace andare in piscina a nuotare, fare movimento, quindi non penso di sentirmi molto diverso per 5 anni. Forse mi sentirò, spero di non avere un po' lo stomaco, la pancia che adesso, di averne un po' meno, di essere più in forma, di essere magari sempre un uomo piacente, perché sono anche un po' vanitoso, questo non me l'ha chiesto. Sì, c'è dopo la domanda. C'è dopo, te l'anticipo, sono un po' vanitoso, quindi mi piace essere, mi va bene di essere sempre un po' piacente. Ma tra 5 anni preferirebbe stare a Praga o tornare qui ad Alghero?
a vivere, a, guardi, a lavorare? La situazione che vivo adesso, cioè di svolgere la mia attività importante che svolgo a Praga, è un'attività che mi dà, come l'ho detto prima, grande soddisfazione. Grande soddisfazione, un ambiente dove io godo di molto rispetto, di molta considerazione, diciamo, non parliamo di quelle amicizie di prima, comunque di conoscenze importanti, rapporti anche molto molto belli con delle persone anche stupende. E quindi non penso, anche perché ho una figlia che ho già 8 anni, che io adoro e che vorrei, che continuasse a parla benissimo mia figlia italiano, parla benissimo ceco e adesso parla anche un po' di inglese. Per cui mia figlia, una città come Praga, sicuramente non voglio sradicarla, quello che rimanga la città di Praga, ma mia figlia viene qua quando vuole con me, l'estate viene qui in Sardegna. Poi con Alghero io ho un rapporto di amore e odio. Amo Alghero e odio una certa categoria di algheresi. Cioè? Quelli presuntuosi e incapaci. Ha qualche rimpianto? No. Io ogni tanto ci penso, no? Quando lei mi dice, ah, quando è l'ultima volta che ho pianto, io dico, ma è vero. Nel senso che io spesso di sera mi confronto con me stesso, parlo, io dialogo a voce alta con mio padre ancora oggi, quindi in quelle circostanze magari mi escono anche le lacrime. Se mi chiede una domanda che mi ha fatto, se ho del rimpianto, io non ne ho rimpianto. Tutto quello che ho fatto non mi pento di nulla. Ho una vita anche burrascosa, anche dal punto di vista sentimentale, ho fatto 2 matrimoni, convivenze, ma non mi pento di nulla, niente. Qual è la prima cosa che pensa quando si sveglia al mattino? Allora, la prima cosa che penso quando mi sveglio al mattino sono 2. Una, penso alla mia figlia più piccola, non si offendono figli miei più grandi, i miei figli sono grandi, indipendenti, penso alla figlia. E l'altra penso, se ho un amore, all'amore che ho in comune. E invece quando, prima di addormentarsi, che cosa pensa di solito? La stessa cosa. Penso alla bambina e penso, se ho una donna, penso alla donna che in quel momento è, che amo. Quando ha preso la decisione più importante della sua vita? Cosa ha seguito maggiormente, la ragione oppure l'istinto, il cuore? Diciamo che in parte io, come dire, alle volte dovrei seguire più l'istinto che la ragione, perché spesso ho verificato che sbagliavo meno con l'istinto che ragionando, facendo tanti ragionamenti. Diciamo che nelle decisioni più importanti io mi un po' metto insieme le due cose, perché con l'istinto mi sono trovato molto spesso bene, non ho avuto grande delusione dall'istinto, dal capire che, però oltre all'istinto serve anche un po' ragionare per capire quelli che sono gli aspetti positivi e negativi, cercare di fare un mix e capire qual è la cosa migliore. Quando ha deciso di andare a vivere a Praga e di spostare i suoi interessi lì, cos'è che ha seguito? Non è stato nessun trauma, però. Assolutamente, perché questo spostamento coincideva un po' con una delusione dell'ambiente algherese, coinciso con quello, quindi non sentivo nessun attaccamento particolare, mentre mi si apriva un altro mondo, un'altra vita, da un'altra parte, dove in quel momento avevo una moglie che amavo, avevo una città che mi ha accolto splendidamente, risultati giocati anche prima, quindi non ho avuto nessun tipo di difficoltà, un po' zero difficoltà. Cos'è che la fa più incazzare di Alghero? Di quella parte di allora, che la cosa che mi fa più incazzare, quella che era proprio la fa andare fuori di sé. Quello che mi fa, allora, cioè, Alghero è una città bellissima, una città stupenda, è un incanto, cioè chiunque viene, amici, ho portato qui personaggi molto importanti in questa città, vabbè. Mi hanno criticato alcuni aspetti dell'edilizia che sappiamo tutti sono penosi, però la città, cioè, non so,
posto per me. È un posto anche dal punto di vista della qualità della vita, per certi versi, poi certi altri aspetti non sono negativi, la qualità della vita è una qualità della vita bellissima, perché qui c'è tranquillità, serenità, c'è pace. Cioè la mattina alle volte quando io mi sedevo in Piazza Civica, questo silenzio, soltanto i gabbiani, la campana, stupendo. L'aspetto negativo è quando si passa da un modo di vivere tranquillità a modo di non deve corrispondere nel lavoro altrettanto. Cioè qui è tutto a rimandare, si rimanda, non si fa. Quindi amalo, cioè, cos'è la cosa che mi fa andare? Mi fa andare in bestia a vedere questa città come è ridotta oggi e sentire, lei mi perdoneranno, mi prenderanno per presuntuoso, ma io con lei ho la libertà, mi sta dando la libertà di dire quello che voglio. Vedo la presunzione, tutti questi discorsi che continuano a leggere, a fare, e tu qua bisogna rimboccarsi le maniche, capire gli sbagli che sono stati fatti negli ultimi almeno 15 anni. Cioè è inutile che si continui qua, lo sport di Alghero è parlare di Ryanair. Lo sport di Alghero. Su questo potrei aprire un capitolo che per lei ci vorrebbero 2 ore di registrazione. Io non ho niente da fare per le prossime due ore. No. Capisce? Quindi questo è lo sport in questo momento. Ma c'è veramente da spaventare? No, prima di fare la domanda su Ryanair volevo fare un'altra domanda. Gli imprenditori che lavorano nel campo del turismo, dunque dell'accoglienza, secondo lei meritano la bellezza di questa città o no? Non tutti. Sono sincero, non tutti. C'è tanti che... Adesso non voglio... è antipatico, ma potrei anche farle esempi personali. Soprattutto si è verificato anche dei rapporti miei di lavoro, le faccio un esempio. Allora, io 3 anni fa ho messo un volo diretto Praga-Alghero, ho perso una marea di soldi, perché con Alghero non riesco a lavorare. Io tengo presente, quest'anno faccio, dove io prendo la maggior parte del volo, ne faccio 2 a Cagliari, 2 a Olbia, in più ce n'è 1/3 su Olbia e 2 su Cagliari, 1 su Alghero. Io su Alghero non compro, voto per pieno, neanche un biglietto. Diciamo che sto facendo i pacchetti, però farò, ma non voglio rischiare niente. Allora, perché? Cosa è successo con molti operatori? Se io faccio il tour operator, poi li faccio l'esempio, il paragone con Vivere, se faccio il tour operator e in più faccio il broker e voglio, insomma, sviluppare un mercato, una zona, un'area, allora devo investire in promozione, devo fare gli incontri, cioè devo fare una serie di cose importanti perché devo investire. Se vengo qua e parlo con un albergo che mi dice no, guarda, mi dà le commissioni di un'agenzia, non ha capito nulla di quello che faccio. E molte disgrazie di Alghero sono avvenute quando molti imprenditori algheresi hanno voluto abbandonare il tour operator. Alghero, come lei saprà, ha iniziato a fare il turismo nel 1935. Ha avuto negli anni 60-70 turisti di una qualità eccessa. Aveva una fidelizzazione incredibile, gente che ritornava qua per anni e anni di fila, gente che veniva anche 10 anni di fila. Adesso Alghero ha il più basso indice di fidelizzazione, ha una qualità, diciamo, scadente, nei servizi, cioè, non si sono scadenti, ma più o meno. Quindi questo è il problema che oggi Alghero, cioè il problema è che bisogna avere le competenze per capire, bisogna fare l'esperienza, bisogna non pensare che Alghero è il centro dell'universo. Perché qua nella politica sembrava il laboratorio del mondo. Il laboratorio del mondo della politica è Alghero. Alghero che si faceva, io quando facevo il giornalista, ogni tanto o mandavo qualche mio collaboratore, venivo io a fare dei servizi, i servizi si facevano in alcuni angoli di strade, alcuni angoli vicino a dei bar dove si riunivano tre o quattro e la stabilivano le politiche di Alghero. Questo era... Spettacolare anche, capisce? Ma secondo lei è meglio puntare, per quanto riguarda
l'attrazione dei flussi turistici, sulle low cost, perché alla fine il tema è questo, ci sono, c'è chi tifa le low cost e adesso sono tutti in lutto perché quest'estate secondo loro sarà un dramma, oppure tu lo pensi? Allora, i fenomeni, e io dico sempre, io sono uno contro la globalizzazione, ma sono processi inevitabili nel mondo. Il discorso di internet, sono dei processi, le tecnologie sono inevitabili, cioè il progresso va avanti. Allora, una cosa è subire passivamente tutto quello che avviene, una cosa è in qualche modo gestirsi almeno una parte. Allora, il problema è il low cost. Io in più volte sono intervenuto, anzi, le dirò, appena preso possesso del sotto il turismo alberghiero, io il primo incontro che feci, lo feci col presidente dell'aeroporto e col direttore generale dell'aeroporto, al quale disse in tempi non sospetti, perché io allora non avevo interessi niente, zero, disse: guardate, non continuate ad essere, per capirci, monomarca, ma aprite ai charter, aprite altre compagnie, perché questo sarà disgrazia alberghiera. Questa è stata la disgrazia alberghiera. Perché molti oggi, le cose che dico, mi diranno che sto dicendo fesserie, ma poi il tempo sarà, come si dice il termine, il tempo è quello che dà ragione alle cose che si fa capire. Allora, noi il fenomeno Ryanair, e io l'ho vissuto, perché tenga presente che io sono uno dei primi a essere andato a Dublino, cioè io andai col sindaco Antonio Baldino, con allora il presidente dell'Est, fu il primo, quindi ho sempre un'idea, conoscevo il direttore commerciale, è stato ospite a casa sua di Ryanair, Ryanair l'abbiamo solo subito, passivamente, accettando tutto e tutto. Diciamo che siamo stati per anni sotto ricatto. Noi abbiamo accettato tutto, non siamo mai stati in grado di, in qualche modo, di incidere in quelli che erano i nostri interessi, mica perché dobbiamo dire no, te ne devi andare, e discutiamo. Potrei dire una banalità, le motivazioni per cui non lo fanno sono forse 10.000. Perché se io vado a Vizzer e gli dico voglio 70 posti voto per Piero nella Ghero Buca, secondo me me li dà? Sì, me li dà. Mi fai il prezzo e me li dà. Perché Ryanair non ha mai voluto a qualsiasi prezzo lavorare con nessuno? Perché? Le dico questo perché la qualità del turismo non la porta il booking. E questo anche qua potrebbe aprire un capitolo enorme per l'esperienza che faccio tutti i giorni. Quindi sicuramente anche quello è un fenomeno utile che utilizziamo, fino a un certo punto, poi basta. Allora qui non si poteva accettare. Io mi ricordo quando ero assessore qua, Ryanair mi chiedeva: scusa, mi può ospitare 4 giornalisti per l'education? Sì, venivano qua, mangiavano, bevevano, eccetera. Quando io chiedevo: scusa Ryanair, mi puoi mettere sul tuo sito che io ho un evento del Ryanair? Ma no, non si può mettere. Ah, ma neanche pagando, Capisci? Allora, noi abbiamo voluto subire questo Ryanair fa le sue politiche, che non gliene frega niente. Molti sono convinti che se ne vanno per non dare i soldi. Ryanair sta aprendo rotte intercontinentali e quindi sta abbandonando anche dove. Allora, in Europa li considero i nuovi colonizzatori. Allora, noi dobbiamo alzare, rimboccarci le maniche e andare a guardare cosa c'è in giro e cosa c'è da fare. A 2 ore di aereo in Europa ci abbiamo da sviluppare il turismo che non ne hanno idea. Adesso stanno mettendo un volo da Varsavia qui. Qualcuno si è lamentato che il volo da Varsavia parte alle 5 di mattina. Ma qual è il problema? Se uno vuole andare, secondo che destinazione vuole fare per andare a fare il turismo, sta sveglio anche tutta la notte. Cioè, qual è il problema? L'importante è avere un collegamento con una nazione come la Polonia, che oggi ha un trend di gente in uscita da sviluppare enorme, dove c'è un'economia. Quando io qua ho parlato 3 anni che io vado a Bucarest e che dico: guardate che anche il mercato in Romania è diventato un mercato molto interessante, andare a curarlo significa andare, farsi conoscere, parlare con gli operatori di là, prendere contatti con tour operator e portare turisti rumeni, perché ci sono. Se uno va, io a Bucarest andavo 10 anni fa, dovevo girare con la guerra del corpo,
Se lei va oggi a Bucarest e va in alcuni locali, ne dico uno famoso di tendenza come il Bambù, fuori la macchina più piccola è il Porsche. La macchina, ci sono due sedi della Ferrari. I primi 20 modelli della Ferrari li hanno venduti a Bucarest. Però c'è qualcuno che ancora, quando si parla di questi paesi, pensano che siano tutti morti di fame, zingari, così. Magari quando perché non è andato a verificare. Certo, ma io per la prima volta, quando andai, facemmo un'education a Praga, qualcuno qui disse che cosa stavamo facendo per Praga, che è una città di morti di fame. Tre giorni dopo esce sul Corriere della Sera che Praga è una delle città più ricche d'Europa. Allora, quello che mi dà fastidio, l'ignoranza, non documentarsi, l'incapacità, la presunzione di sapere tutto, non è così. Allora, io quando ho girato tantissimo, perché da giornalista ho girato l'Europa, altre parti del mondo, facendo education e fotografando anche buche delle serrature per imparare qualcosa. Non si va solo per, si va... Ah, sono stato là, ma se non hai imparato, non hai visto niente, non hai imparato nulla, non ti sei andato. Qual è il punto fisico più alto in cui è stato? Il punto fisico? Come un palazzo, una montagna. È il posto più alto? Sì. Montagna, non so, lo santo, montagna. Ma questa è una domanda che non ho capito, la spieghi bene. Perché può essere che... interpretata in tanti modi questa domanda. Non so, nell'Empire State Building, nella loro Torri Gemelle, nelle Burj Khalifa a Dubai. Stato a New York, nella Torri Gemelle. Quello è il punto più alto, a parte l'aereo, quello è il punto fisico più in alto in cui è stato. Forse in montagna, sono stato in montagna. Sicuramente in montagna. A 2000 metri, quindi il posto più alto. Allora è montagna. Ma non sono scelto, non sono capace. Se avessi la possibilità di cambiare una cosa nella sua vita, adesso, tipo bacchetta magica, che cosa cambierebbe? La mia pancia. C'ero troppo grande. Per che cosa è orgoglioso di se stesso? Io sono orgoglioso per tutto quello che ho sempre fatto, sono orgoglioso soprattutto dell'impegno che ho messo nel fare le cose e la serietà con cui l'ho fatto. Io ho fatto anche cose importanti che molti non sanno neanche. Ce ne dica qualcuno. Io ho vinto un premio internazionale perché quando Grauso lanciò video online, i primi tempi, cioè internet in Italia, lo fece conoscere Grauso. Grauso è un altro audace, possiamo dire che è stato un grande audace. È un uomo di grandissima intelligenza e grandissima capacità. Allora, io lavoravo in un'altra azienda, perché io ho stato in braccio di Grauso per parecchio tempo, poi in un'altra azienda, e lì mi sforzavo di capire dove fosse il business di Grauso. Allora, la mia cosa era video là, allora non so se vi ricordate, lui usciva con il CD dentro il Topolino. Il dischetto, il floppy disk. Esatto, floppy disk e il Topolino. E io mi cervellavo, allora ho iniziato a studiare, ho girato l'Italia con qualche mio collaboratore per vedere se esistevano. Esistevano tecnologie che mi consentissero di portare avanti un'idea. L'idea che avevo maturato era quella, avevo in azienda, dove io ero il direttore, una ragazza che parlava perfettamente, avevo vissuto in America, aveva fatto ragionista in America, lavorava da me, quindi parlava perfettamente inglese. Allora, insomma, per sintetizzare e farlo in breve, costruimmo una cosa che allora non faceva nessuno. Noi avevamo messo in piedi un sistema per cui lei da New York poteva vedere un telegiornale fatto da noi in italiano e in inglese e con una biblioteca, cioè con una libreria dove lei poteva attingere, voleva sapere cosa è successo il 5 maggio, andava là, attingeva, lo scaricava audio, video e testi. E qui naturalmente con una selezione di notizie che poteva essere avere un interesse più internazionale. Qual è il problema allora? Adesso il problema non esiste. Allora il problema era che per scaricare un minuto di immagine ci voleva una settimana. No, settimana no, ma 5 minuti, magari anche 10 minuti, però era una cosa. Ed è stata l'unica cosa, diciamo, il primo esperimento a livello anche mondiale, perché allora CNN aveva solo delle fotografie e dei testi scritti con l'altro. Quindi le prime immagini le ho fatte. Ecco, quella è una cosa che mi piace, anche quella poi non ci hanno creduto e è caduta. Riassuma la sua vita in una frase.
ascolti, io ho fatto il giornalista per tantissimi anni. Ma questa domanda non l'ho mai fatta. Questa domanda non l'ho mai fatta perché... E spiego come faccio ad assumere la mia vita in un po' più... In una frase, il suo marchio, allora, il suo slogan. In una parola, stupendo. Interessante. Che cosa le dà più fastidio nella vita? Io l'ho detto già tante volte, cioè l'unica cosa che mi fastidisce nella vita quotidiana è sempre vedere, io amo tutto, mi piace la gente colta, la gente non colta, mi piace il povero, mi piace... Dipende sempre come qual è il rapporto che si crea, come si pone in confronto agli altri. Quindi non sopporto la gente ignorante che è presuntuosa e pensa invece di essere colta e intelligente. Crede in Dio? Sì. Qual è la prima domanda che farebbe Dio? Dio, ne faccio spesso domande, quindi non c'è una prima domanda che a cui fare a Dio. Certamente la cosa più facile che ci viene in mente è di chiedere a Dio perché continuiamo con questi massacri. C'è una cosa che io nei confronti della quale io potrei diventare forse anche un assassino, è quella di vedere trattare male dei bambini, cioè per me far del male a un bambino è la cosa che mi fa veramente impazzire. Primo perché amo i bambini e secondo perché la trovo la cosa abominevole, cioè non c'è nessun tipo, niente giustificazione. Ha dei segreti? Non li vogliamo sapere, sto pensando. Sto pensando se ho dei segreti, ma non sono pronto, infatti io puoi fare tutte le domande che vuoi, difficile, non ho problema. Non credo di avere seguito. Questa domanda non gliela faccio perché diciamo così che ha risposto durante tutta l'intervista una persona felice. Non c'è neanche bisogno di rispondere. Anche questo, io sono una persona serena, spesso. La felicità è una cosa anche difficile, avere la felicità, sempre, non si può essere felici. Momenti di difficoltà, eccetera. Però è sempre legata a certe situazioni la felicità, cioè io sono felice di vivere complessivamente. Poi nella vita c'è momenti dove lo è meno, momenti di più, ma sono felice di vivere questa vita e spero di continuare a viverla sempre intensamente, di viverla sempre a pieno. Secondo lei la felicità è un diritto? Ma la felicità bisogna anche conquistarsela. Cioè non è che uno nasce felice. Cioè, la felicità nasce da un modo di vivere, da come si rapporta con gli altri, non fatto dalla sua cultura, dal modo di essere. È una scelta. Lo. È una scelta che uno deve sapersi conquistare. Non è una cosa facile conquistarsi la felicità. È una cosa che si conquista. Io certe cose le ho capite da adulto. Io oggi quando io dico, io se amo una persona e verso questa persona sono disponibile a tutto, non mi interessa avere neanche grazie, non mi interessa neanche sentirmi dire grazie. Lo faccio perché mi fa, ho piacere di farlo e si può amare una persona, e mi fa stare bene, mi fa essere felice. Se attraverso le cose che posso fare posso dare un po' di sete, altre cose, altro. Questo molti non lo capiscono. Qual è lo scopo della sua vita? Non quale sta, qual è? Onorare mio padre. La primissima cosa in assoluto, ce ne sarebbero tante da fare, che farebbe se fosse sindaco di questa città? La primissima cosa, il primissimo provvedimento, la prima delibera, il primo pensiero, il primo atto concreto. È difficile questo, è troppo. Questa domanda veramente è difficile, perché i provvedimenti qui sono tanti. Il primo in assoluto. Come faccio a dire il primo? Da lì si inizia. Dovrei pensarci troppo il primo. Provvedimento è quello di cercare i migliori collaboratori, i migliori dirigenti,
questo, avere, primo probabilmente è quello di avere uno staff che possa lavorare con me e che sia capace di portare avanti un progetto che elaboriamo insieme, che elaboriamo con la città e che portiamo avanti. Il primo provvedimento è quello di creare uno staff per portare avanti un progetto. Questa risposta lì è il primo audace che mi dà questa risposta, perché gli altri... Io sono un audace. 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 Perché gli altri hanno detto, le altre persone intervistate hanno detto tutti la pulizia. Il mio primo provvedimento sarebbe la pulizia della città. Ma è conseguenza, cioè, è conseguenza, non è che se io faccio la pulizia domani mattina c'è la tappia. Cioè, però non hanno specificato se pulizia delle persone comuni o pulizia della città. Ma lei invece credo che ha capito bene come intendessi io. Quando dico che certo, la prima cosa è creare lo staff per portare avanti un problema, quello è fondamentale. Poi l'altro sono le conseguenze, è chiaro che chi è che non direbbe voglio la città pulita? Solo uno zozzone, un zotticone può dire non voglio la città pulita, chiunque vuole una città pulita. Io vivo in una città non pulita, pulitissima, una città sicurissima, quindi ho anche degli esempi di posti, quindi la trovo una cosa normale, scontata. Siamo arrivati all'ultima domanda. Chissà che difficoltà ci sarà. No. Quanto ritiene di aver dato alla sua terra, alla sua città? Guarda, io non so, non voglio raccontare fiumi di cose, perché è così. Io credo ad Alghero di aver dato molto e di aver ricevuto pochissimo, se non quasi nulla. Ecco, ha già risposto, perché l'altra domanda era quanto gli ha restituito questa città, ha già risposto. Quasi nulla. Mi dispiace averlo dire, ma è così. Se dovesse fare uno spot adesso per Alghero, perché un turista dovrebbe venire a visitare questa città? La motivazione qual è stata? No, non lo farei, perché adesso non sono più per venire. Intanto devo fare i complimenti per questa sua iniziativa. Ah, grazie. Niente, questa audacia poi mi piace. Audacia a cuore aperto. Audacia a cuore aperto, perché lì poi fa delle domande dove per me diventa difficili, ma contemporaneamente sono anche stimolanti, quindi facile se uno fa, risponde sinceramente. Beh, certo. Come credo di aver fatto io, senza nessun problema, dicendo cose giuste, sbagliate, non so, questo lo valuteranno che le sente. E quindi questa è la prima cosa. E questo mezzo che lei sta utilizzando, anche lei con grande passione, con grande amore, anche lei sta facendo una cosa, credo, che non abbia nessun tipo di ritorno economico. No, nella nostra rubrica non c'è pubblicità. Io non lo sapevo, ma lo fa perché ha entusiasmo, perché ha amore per un posto e forse perché ha amore anche per fare un po' di giornalismo diverso. E quindi questo è una cosa sicuramente molto molto positiva per lei, ma è molto positiva anche per chi sta a casa. Certo. Cioè, positiva per chi sta a casa, può avere la possibilità di ascoltare, anche di giudicare se vogliamo, di concordare o di non concordare. Quindi è uno strumento che viene dato in più, non è l'utilizzo di internet, di Facebook, con tutte le fesserie alle volte che ci sono, una cosa che può servire comunque per avere un confronto con dell'altra gente. Di approfondimento. Di approfondimento, di un confronto con l'altra gente. Quindi il mezzo ora mi consente di dire in più, mi consente di dire agli algheresi di smetterla di essere divisi, di smetterla comunque sempre di piangere. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, cercarsi delle persone competenti e capaci al di là dei rapporti politici, non politici, e risollevare questa città. Si può risollevare, sicuramente si può risollevare. Ognuno deve rinunciare a qualche cosa. Se tutti sono capaci a rinunciare a qualche cosa, a rinunciare ai propri interessi personali, eccetera, a pensare alla globalità, a quello che potrebbe essere e che sarebbe stata questa città, condotta in altri termini, penso che è la cosa migliore che possono fare. Hanno, come dire, una Ferrari qua e devono saperla guidare. Per saperla guidare devono affidarsi alle volte, devono chiamare un pilota bravo, che imparano dal pilota bravo, siedono a fianco e fanno un po' di scuola guida. Così si fa. E allora questa città ha speranze. Oggi io vado in giro per Alghero, ieri sera in giro, deserto, tutto chiuso, cartelli vendersi, cartelli tutto così.
e questo certamente un po' ti rattrista. Quindi l'augurio è questo. Io da questo punto di vista, anzi, io ho detto in più circostanze a questa amministrazione, all'altra amministrazione, ho detto io ho un'esperienza, le porto via soltanto 2 minuti. No, no, ma io ho tutto il tempo che vuole. Allora, io ho detto in più circostanze, ho detto io ho un'esperienza nel turismo che credo pochi abbiano. Cioè il mio curriculum nel turismo in Sardegna non mi risulta che ci abbiano molti altri. Ho detto io sono disponibile a di darvi una mano, di dare il mio contributo, non voglio incarichi, non voglio soldi, non voglio nulla. Sono disponibile a partecipare, a darvi delle, portarvi la mia esperienza. Vedo che questo non credo che non interessi a nessuno, quindi allora io ringrazio lei che è stato gentile da mettermi fra i suoi audaci e ringrazio tutti quelli che a caso o dove mi staranno ascoltando hanno avuto la pazienza di ascoltarmi fino in fondo. Tra l'altro adesso quando finirà la prima stagione tutto questo verrà fatto un libro dove ci saranno trascritte le interviste integrali che abbiamo fatto. Ci sarà un libro che si intitolerà Audaci a cuore aperto, anche lì senza pubblicità. È completamente autofinanziato. Guarda che io siccome sono sempre come dire ambizioso, audace numero 5.